uno specchio d'acqua incastonato tra le montagne della cresta alpina. Un santuario della storia in bilico sul filo del mistero alla ricerca delle atmosfere di un piccolo mondo antico. Inizia da qui, dalle sponde italiane del lago di Lugano, un viaggio senza tempo negli affetti e nella fantasia, nelle parole e nelle emozioni di uno scrittore, Antonio Fogazzaro, nei luoghi e negli scorci della sua villa a Oria in Valsolda, nelle parole e negli intrecci del suo romanzo e della famiglia che ne è protagonista, Iribera. Realtà e finzione si confondono. Piccoli personaggi di carta si sovrappongono a grandi interpreti del proprio tempo. La suggestione evocativa dei primi e la quotidiana carnalità dei secondi giocano a rimpiattino con gli episodi della storia risorgimentale dell'Unità d'Italia, fino a creare uno stordimento del cuore che rende traslucide le tante piccole circostanze e gli episodi e gli aneddoti e i misteri che qui, a Villa Fogazzaro, sembrano emergere all'improvviso come tanti piccoli folletti, come globuli rossi della memoria.